Sono emozionato io a parlare con te dopo 7500 miglia di Atlantico. Abbiamo visto immagini di tutti i tipi, quindi veramente bellissimo. E ti voglio subito chiedere, a nome di tutti i velisti italiani, di tutti quelli che ti conoscono e ti vogliono bene, ti hanno conosciuta nelle tue vele precedenti, come stai e cosa ti rimane di questo tuo battesimo oceanico così lungo? L'esperienza è stata incredibile, ovviamente, nel senso che la partenza è stata bella impegnativa perché siamo partiti con un ventacchione forte da Lisbona, quindi i primi 3-4 giorni sono stati belli ignoranti. E poi il vento è un po' calato, anche la temperatura comunque era piacevole, nel senso che stavamo andando verso sud, quindi la temperatura ogni giorno aumentava un po'. E poi sì, cioè, mi fa strano stare così tanti giorni in mare perché comunque non sono abituata. Quindi il fatto di essere così lontani da terra e non poter scendere era un po'. Sì, era particolare, però cioè, sinceramente pensavo peggio. Nel senso che comunque i giorni sono passati veloci, non ho mai avuto questa voglia di dire no, basta, ti prego, fammi scendere. Ovviamente gli ultimi 2 giorni sono stati forse i più impegnativi, perché comunque vedi l'arrivo vicino, vedi che mancano poche miglia e vuoi arrivare, come quando fai viaggi lunghi in macchina, no? I primi 1000 km volano, poi quando magari sei a 200 km da casa non ti passa più, quindi un po' la sensazione è un po' la stessa. Poi ovviamente cioè, abbiamo visto, capito, le balene, le foche, lo squalo, l'albatros. Che meraviglia! Magari vedi nei documentari o nelle foto, sono esperienze che ti porti dentro, a parte, cioè, a prescindere proprio dalla vela, dalla barca, dalla regata in sé. Poi, ovviamente, dal punto di vista della performance, siamo abbastanza soddisfatti. Ovviamente rosico un po' perché potevamo fare quinti, abbiamo fatto ultimi per 1 minuto, quindi quello un po' fa rosicare, però abbiamo visto che possiamo tranquillamente stare insieme agli altri anche avendo meno esperienza, nel senso le ragazze con l'SCA dell'altra edizione prendevano 500 miglia, 600 miglia a tappa, noi siamo lì, abbiamo lottato veramente insieme agli altri fino a quando purtroppo abbiamo skippato un fronte che abbiamo dovuto aggirare mentre gli altri sono riusciti a passarci oltre e andare direttamente verso Cape Town, quindi lì ovviamente abbiamo perso contatto con i primi, però fino a quel momento ce la stavamo giocando con tutti. Tu hai detto appunto questo rapporto con la natura sconfinata e con gli animali anche dell'oceano, questi incontri che dici tutti restano dentro, e mi piaceva proprio riuscire a capire, visto che per te era una prima volta in oceano, cosa ti resta di più, cioè il tuo bilancio sia dal punto di vista personale oltre che quello professionale da velista, no? Quello che ti rimane dentro più che la performance della barca, quella poi alla fine è quello che facciamo tutta la vita, no? Cercare di andare in barca e portarla veloce. Ti rimane dentro più proprio il fattore umano, no? Il fatto di passare così tanto tempo con le stesse persone in un ambiente così piccolo, condividere degli spazi, cercare di mantenere puliti quei spazi, dormire in un pezzo di carbonio la barca che veramente cioè, fa una cassa di risonanza mostruosa, quindi anche cioè, quando uno molla un po' di runner o un po' di randa su, cioè sotto sembra di saltare dentro la cuccetta, quindi proprio più dal punto di vista della barca in sé è proprio un fatto anche umano, no? Il fatto di adattarsi a una vita particolare, senza la doccia, con cibo liofilizzato, quindi più che altro ti rimane dentro veramente quello, cioè poi quando torni a terra e hai di nuovo tutto, dici oh, aspetta un attimo, c'è un letto, c'è una doccia, posso andare a mangiare quello che voglio. Ti ridimensiona un po' tutto il resto, è
è bello, non è male. Ti rendi conto che puoi fare a meno di tantissime cose? Siamo sempre attaccati al telefono, alla televisione, al computer, tutto quanto. E passare 20 giorni senza ricevere più di un messaggio, una chiamata. In certi momenti ti manca perché ti mancano le persone che hai vicino, ti manca la tua famiglia, quindi quello ti manca un po', però dall'altro punto di vista vedi che puoi farne a meno, cioè proprio senza nessun problema. Infatti quando ci hanno fatto le domande cosa ti manca di più, insomma, una pizza. Manca una pizza, e cosa ti manca di meno? Forse veramente il fatto di essere così dipendenti dal telefono, dalle mail, quello non ti manca assolutamente, anzi, poi cioè non c'hai tanta voglia. Quando torni a terra e dopo 20 giorni vedi che c'hai 1000 passa email da leggere, dici, mamma mia. I rapporti umani come hanno influito? Come sono stati a bordo? Come si sono create le gerarchie, le leadership? Come ti sei trovata meglio o peggio con qualcuno a bordo? No, ma guarda, alla fine abbiamo creato un bel rapporto tra tutti. Ovviamente abbiamo un sistema di watch system, no? Quindi bene o male con 2 persone a bordo no, non mi ci vedo mai, a parte quando le vai a svegliare e quando loro vengono a svegliare te. Quindi quello è un po' particolare, no? Nel senso, l'ambiente è così piccolo e comunque non riesci ad avere un rapporto costante con almeno 2 persone nell'equipaggio perché sono poste al tuo turno, quindi no, non le vedi mai, quello è strano. Però ci dico principalmente quello che faccio a bordo è trimmer, driver, quindi alla fine timono oppure sto alla randa. Quindi diciamo, quella più che altro la funzione in barca, ovviamente il tuo posto fa più o meno lo stesso. È quello che sta nel watch con te, fa invece, diciamo, il contrario di quello che fai tu. Certo. Fondamentalmente io divido il watch con una ragazza che fa il pit, e magari al grinder o rapporti umani sono ottimi. Le gerarchie ovviamente ci sono, nel senso che abbiamo una skipper e abbiamo anche 2 watch captain. I watch captain sono quelli che ovviamente prendono delle decisioni più importanti insieme allo skipper, insieme al navigatore. Di una persona incredibile, nel senso che dà tanta energia, sempre con il sorriso, è una persona che comunque ha fatto il giro del mondo al contrario, quindi cioè, tanto bene non sta, però allo stesso tempo ti dà anche tanta energia, ti dà tanti consigli. Poi ovviamente con Bianca, che è praticamente la ragazza con cui divido il watch, per forza di cose abbiamo legato tanto perché abbiamo passato tutta la tappa insieme, nel senso che le 4 ore in cui siamo on deck a lavorare siamo sempre insieme. Quindi è inevitabile che leghi di più, che magari ci scherzi di più, perché si crea un rapporto più forte. Però ti dico, siamo tutti abbastanza giovani, quindi penso che sia una barca abbastanza allegra, nel senso che anche da fuori, Sì. quelli che mi hanno detto, abbiamo visto i video, siete sempre quelli più sorridenti, siete sempre quelli che comunque anche nei momenti un po' più così avete sempre la battuta, altri equipaggi li vedi un po' più cupi o stanchi, però quello è un fatto anche d'età, nel senso che Certo. uno magari a 25-28 anni ha un'altra energia rispetto magari ad altri equipaggi dove la gente ne ha 50. Ti stai cominciando a fare un'idea di quelle che possono essere le caratteristiche tecniche, fisiche, umane di un velista oceanico, di una navigatrice oceanica, analogie e differenze invece con una velista, diciamo, da triangolo olimpico o da bastone olimpico? Allora, sicuramente l'adattarsi a una vita diversa è un aspetto completamente diverso dalla vela olimpica, nel senso che nella vela olimpica sono sempre tornata in albergo ogni sera, sempre avuto un buon piatto di carne o di pasta, c'è un'altra routine, no? Quindi ti abitui anche ad avere un'altra routine, nel senso che sei anche magari un po' più schizzinoso, no?
no, l'albergo che non così, l'albergo qua invece veramente t'adatti a qualsiasi cosa, quindi non, quello è un aspetto totalmente diverso. Poi abbiamo visto che magari fai, cioè arrivi dopo più di 7.000 miglia, hanno un arrivo, un minuto di differenza tra una e l'altra, e allora quello torna a essere praticamente dinghy sailing, perché tante volte nelle derive c'è più gap rispetto a quello che abbiamo avuto noi con Scalvo. Quindi lì torni, ti ridimensioni di nuovo su barca contro barca, cercare la massima performance. In quello ovviamente è un aspetto in cui mi trovo meglio, e magari altre persone a bordo che hanno più esperienza offshore si trovano peggio, perché è una pressione diversa, no? Poi a livello di preparazione fisica ovviamente è diverso, nel senso che con le classi olimpiche uno veramente fa una preparazione costante, giornaliera. E oggi è il primo giorno in cui praticamente ho camminato, dopo 20 giorni che stai seduto, poi quando magari timoni stai un po' in piedi, quando stai al grinder stai però, cioè, non è che fai tutta questa grande attività. Questo un po' a te che sei un atleta, una triatleta che fai tanta palestra ogni giorno, magari ti è mancato un po' di esercizio da che Mi manca tanto, nel senso che è un aspetto in cui, cioè io adesso mi vedo molto fuori forma rispetto magari a mesi fa. È inevitabile perché purtroppo in barca non è che ti muovi così tanto, cioè. Potresti immaginare e farci immaginare una Francesca Klapcic sempre più navigatrice oceanica, magari con qualche idea di fare qualche esperienza anche in solitario? Ci sono tante specialità della vela oceanica, oppure no? Non lo so. No, non dico mai di no a niente, nel Mai senso che dire mai. mai dire mai, no, no, mai dire mai, veramente, no, non mi sarei mai aspettata nemmeno di essere qua, quindi, cioè, proprio per momento vivo questa esperienza, la voglio vivere al 100%, farò anche la tappa successiva che va da Cape Town a Melbourne, Ah, ecco, quindi. questa è una notizia, quindi sarai a bordo, te l'avrei chiesto, sarai a bordo nel tappone dell'Oceano Indiano, altra bella esperienza, i 40 ruggenti, insomma, Esatto. eh? Quindi quello sarà sicuramente. Voglio vivere questa avventura fino alla fine, senza pensare a quello che viene dopo, perché non, adesso come adesso non ha senso. E devo capire anche con che energia arrivo fino alla fine di questi lunghi mesi. Comunque sappi che in Italia ti seguono in tanti, dopo hai dei tifosi che crescono numericamente giorno dopo giorno, qualcuno ha anche ricordato quello che tu avevi scritto, barcollo ma non mollo, sul Boma, dicendo insomma, cioè ormai c'è anche insomma, Francesca Klapcic fan club, diciamo così, Grazie. il momento migliore di questi 20 giorni di cavalcata atlantica e il momento peggiore, il più facile, il più bello e il più difficile. Allora, i momenti migliori, in realtà il momento migliore non c'è, nel senso che ci sono stati tanti bei momenti, anche il passaggio all'Equatore è stato ovviamente un momento divertente, interessante, quindi no, sicuramente i momenti belli sono stati tanti. Momenti brutti purtroppo sono stati quando comunque abbiamo perso miglia con il gruppo e poi quando abbiamo perso miglia con AkzoNobel e Scalvo. Lì ovviamente è stato un momento un po' di shock, cercare di cambiare marcia non è stato facile, quindi quelli sono stati sicuramente i momenti più difficili, però allo stesso tempo abbiamo fatto, cioè, tante belle cose, quindi resto con i bei momenti, sinceramente. Ti aspettiamo alla prossima tappa, ovviamente. Grazie, un bacione a Ciao tutti. Francesca.